Oggi voglio trattare un soggetto sì grazie, Dio ti saggio benedica, vai riguardo avanti la volontà tranquillo. di Dio. E troviamo il nostro testo in Efesini capitolo 5, versetti 8 a 20. L'Apostolo Paolo dice: perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Cosa facciamo una volta salvati e giunti a conoscere il Signore Gesù Cristo? Il versetto 14 ci dice: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Questa è una citazione da uno degli inni pasquali che forse i discepoli cantavano. Poi Paolo continua a dire, come abbiamo letto nel versetto 15: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. Poi Paolo dice nel versetto 17: perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. La chiave per vivere con attenzione è di essere saggi. E la prima cosa sulla saggezza è: comprendete la volontà del Signore. Voglio dirvi che per prima la volontà di Dio è proposita, cioè questo è il piano di Dio per ciascuno di noi. E i propositi di Dio sono eterni. Infatti, Efesini 1:4, Paolo dice: in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui. I propositi di Dio si estendono da eternità a eternità. È molto importante per noi renderci conto, se riconosciamo che c'è un Dio eterno che sta elaborando scopi eterni, che questo avrà un'influenza su tutta la nostra vita. Ognuno di noi ha un concetto, una veduta del mondo, un concetto della storia. Ognuno di noi vede il mondo in modo diverso, secondo le nostre esperienze, e come siamo stati educati con le persone con cui abbiamo avuto a che fare durante gli anni della nostra crescita. A volte la gente dice: il mondo passa semplicemente da una serie di circostanze all'altra, tutto è privo di significato, niente ha alcun senso. Altri dicono che la storia di questo mondo è nelle mani degli esseri umani e spetta a loro fare le cose per bene. E altri ancora dicono che la storia continua a ripetersi, le persone
un giorno si reincarneranno e tutto gira e gira senza andare da nessuna parte. Ma la domanda è che dobbiamo porci: cosa crede il cristiano oggi? Il cristiano crede che il nostro Dio è un Dio sovrano, che il nostro Dio ha uno scopo sovrano, che ha origine nell'eternità e finirà nell'eternità, continuerà piuttosto che finirà nell'eternità. E il cristiano deve vedersi in questo grande schema che Dio ha per tutti noi. E poi i propositi di Dio si concentrano in Cristo Gesù. Infatti Paolo dice agli Efesini 1, 7 a 10, in Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di diligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. Allora il culmine dei propositi eterni di Dio si trova in Gesù Cristo, nella maestosa signoria di Gesù Cristo e nella travolgente autorità suprema di Cristo Gesù. In questa autorità suprema i propositi di Dio troveranno il suo compimento. Tutto verrà sotto la guida di Cristo, tutto in cielo e in terra. Troppo spesso le persone parlano del nostro ambiente, del nostro pianeta, ma si dimenticano che tutto appartiene a Dio e noi tutti siamo amministratori della creazione di Dio. Dio sta operando i suoi propositi eterni che alla fine troveranno il loro compimento completamente culmine in Cristo Gesù. E poi è bello sapere che i propositi di Dio includono ognuno di noi. Infatti Paolo inizia la lettera agli Efesini nel capitolo 1, versetto 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio. Qui Paolo sta dicendo che sebbene Dio sia impegnato con i suoi propositi sovrani e globali, ma c'è un'applicazione individuale. Noi tutti sempre diciamo che il nostro Dio è personale. Il Dio dei buddisti non è personale. Il Dio di Maometto non è personale. Ma il Dio nostro, creatore del cielo e della terra, è personale. Cioè possiamo avere una intima relazione con lui. Dio vuole, dice Paolo, che lui sia un apostolo. Lo ha chiamato ad essere un apostolo. E Paolo lo sa saggiamente, perché Paolo conosce la volontà di Dio per la sua vita. E poi noi, Efesini 1, 4 a 5, la Bibbia dice in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. Perciò dobbiamo essere così certi che siamo stati predestinati, scelti da Dio per i suoi scopi eterni. Perciò vivremo con attenzione, dobbiamo vivere saggiamente, dobbiamo capire la volontà di Dio. E la volontà di Dio è personale. Infatti Efesini 2, 8 a 9 dice: per grazia che siete stati salvati mediante la fede.
e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Questa scrittura è ben nota, ci ricorda della nostra salvezza, che è per grazia attraverso la fede, non per opere. È così difficile far sapere al mondo occidentale che noi non arriviamo in paradiso essendo brave persone. Noi non meritiamo il cielo, Cristo ci ha salvati. Ma una volta salvati, poi desideriamo fare buone opere. Siamo salvati per compiere il volere di Dio attraverso di noi. Infatti il bellissimo verso Efesini 2:10. Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Cari, come persone salvate, come popolo di Cristo Gesù, siamo un'opera d'arte. Se noi vediamo nel greco questo versetto, è bellissimo. Descrive che siamo un'opera d'arte, siamo una creazione divina, siamo un capolavoro superbo. Ma chissà quante volte non ci vediamo così. Chissà quante volte i nostri amici non vedono quello che Dio vede in noi. Siamo stati salvati e poi Dio ha un piano perfetto per ciascuno di noi. Dio ci salva per i suoi propositi, se potessimo arrivare a comprendere questo nella sua pienezza. Dio ha un piano per noi, il piano riguarda noi individualmente. Ascoltate ciò che Dio disse a Israele. Si erano ribellati a Dio chissà quante volte. Non erano obbedienti ai desideri di Dio. E poi un giorno Dio, attraverso Geremia, dice queste bellissime parole al popolo di Israele. Naturalmente Dio sta parlando al popolo di Israele, ma il principio di questo versetto si applica a tutti noi. E Dio dice di Israele, ma di noi. Geremia 29, versetto 11. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Non fa niente in che tempo della storia stiamo vivendo, non fa niente le circostanze che stiamo attraversando. I pensieri di Dio per noi sono pensieri di pace. Dio pensa il bene per noi. Dio ha un avvenire per ciascuno di noi. Paolo dice ai Tessalonicesi, riguardo la volontà di Dio, prima Tessalonicesi capitolo 4, versetti 3 a 8, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio, che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel che Dio vi fa, anche dono del suo Santo Spirito. Non dobbiamo essere confusi sulla volontà specifica di Dio. Quando adempiamo la volontà generale di Dio, poi Dio ci rivelerà lo specifico. Dio ha una volontà, un desiderio per il nostro stile di vita. Dobbiamo riconoscere che ci sono forze all'opera in noi, passioni, desideri, aspirazioni, bisogni che devono essere controllati secondo la volontà di Dio.
Dio vuole che lo seguiamo quando si tratta del nostro stile di vita. Notiamo il versetto 8. Chi dunque disprezza i precetti che Dio ci dà, non disprezza un uomo, ma quel che Dio vi fa, anche dono del suo Santo Spirito. Cari, possiamo portare i nostri corpi sotto controllo solo se abbiamo lo Spirito Santo. Una vita santa è una vita disciplinata. Disciplinata nella potenza dello Spirito Santo. Ma non è una vita terribile, è bello essere disciplinati. E questo è lo stile di vita che Dio chiede per tutti noi. Non dire mai, non so quale sia la volontà di Dio per la mia vita. Ora lo sai. L'Apostolo Paolo ha detto, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Questa è la volontà generale di Dio per tutti noi. Poi Dio ci dirige quale città vivere, Dio ci dirige qual è il nostro ministero, poi Dio ci dirige a chi dobbiamo sposare, poi Dio ci dirige quale lavoro dobbiamo intraprendere, quale disciplina dobbiamo studiare all'università. Queste sono le cose specifiche. Ma se non stiamo mettendo in pratica la volontà generale di Dio, non arriveremo mai a conoscere la parte specifica della volontà di Dio. Perciò Dio ci chiama ad essere santificati. Cioè, questo significa essere appartati a Dio. Stiamo a compiere il volere di Dio attraverso tutto quello che facciamo e tutto quello che diciamo. Paolo dice che una volta eravamo ribelli nelle tenebre del peccato, lontani da Dio, senza speranza. Ma poi Paolo aggiunge, ma Dio ha avuto misericordia su di noi, ci ha tratti dal peccato, dal fango, e poi ci ha messo sulla strada che mena al cielo e ha dato a noi un piano celeste. E Dio ha uno schema generale di atteggiamenti. Perché Paolo dice in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 16 a 18, siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Bello, bello quegli atteggiamenti. Come credenti dovremmo sviluppare un certo stile di vita, adottare la visione del mondo biblico e divino, vivere con atteggiamenti che vengono da Dio. Il nostro atteggiamento è il 90% della battaglia che abbiamo nella nostra mente ogni giorno. Puoi avere alcune persone molto dotate, molto ben addestrate, con atteggiamenti che sono marci. E poi puoi avere alcune persone meno dotate, non molto ben addestrate, ma hanno un atteggiamento superbo e saranno una gioia. Ma possiamo essere benedetti da Dio anche ad essere altamente dotati e accurutamente addestrati con atteggiamenti meravigliosi, e questi sono i migliori con cui lavorare. Possa Dio darci doni, ma anche atteggiamenti buoni. Immagina con me trascorrere la giornata con una persona gioiosa, grata, devota, umile. Non sarebbe questa una delizia, una gioia? E questa è la volontà di Dio per tutti noi. Questo è possibile solo attraverso la grazia e lo Spirito Santo di Dio. Un'altra caratteristica della volontà di Dio, la volontà di Dio è pratica. Ciò significa che può essere scoperta. Dio vuole che tutti abbiamo un senso di direzione. Dio vuole che noi conosciamo la sua volontà, ma bisogna avere un profondo desiderio per le cose di Dio. Paolo dice agli Efesini 5:10, che Cristo è morto per noi affinché
sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Alcune persone pensano solamente a piacere a loro stessi, alcune persone cercano di compiacere tutti gli altri, ma i cristiani, sopra ogni altra cosa, scoprono cosa piace a Gesù. Questa è la loro preghiera. Dobbiamo pregare, Signore, la mia preoccupazione principale nella vita non è quello di compiacere a me stesso o agli altri, ma quello di compiacere a te. Dobbiamo essere pienamente arresi a Dio. Paolo dice ai Romani 12, 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Notiamo che Paolo, quando parla di non conformarci al mondo, non sta dicendo il vestire, anche se quello è importante, ma sta dicendo non conformatevi, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Non ci potrà essere un cambiamento esteriore se non c'è prima un cambiamento interiore. Dobbiamo essere completamente arresi a Dio, devozione, impegno, entusiasmo, perseveranza, fedeltà, ardore, lealtà. Dobbiamo dire, Signore, presento il mio corpo, la mia anima, il mio spirito al tuo servizio. Non voglio conformarmi al modo di pensare di questo mondo, un mondo che è senza di te, ma voglio che la mia mente si rinnovi ogni giorno, perché voglio piacerti in ogni cosa che faccio. Desideri tu fare la volontà di Dio? Salmo 40, versetto 8 dice: Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge dentro il mio cuore. Bellissime parole. Anche Gesù ha detto questo. È scritto nel volume dei libri: sono venuto per compiere la tua volontà, Padre. Ma questo deve essere anche il nostro desiderio. Salmo 37, versetto 4. Trova la tua gioia nel Signore, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Se tu trovi la tua gioia in te stesso, non appagherai mai i desideri del tuo cuore, ma se tu trovi la tua gioia nel Signore, egli appagherà i desideri del tuo cuore. Dobbiamo trovare la gioia in tutto quello che piace a Dio. Dobbiamo avere un profondo desiderio di piacere a Dio. La volontà di Dio è fattibile. Non dire mai non posso compiere la volontà di Dio. Paolo dice agli Efesini, capitolo 6, versetti 6 a 8: non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se servisse il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Ebrei 13, 21. Ora il Dio della pace vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari, possiamo scoprire ciò che gradisce Dio. E poi Dio ci darà anche la forza, ci equipaggerà, ci darà tutto il necessario per fare la sua volontà. Se ciò è quello che veramente vogliamo, cari, Dio opera in noi per mezzo dello Spirito Santo ogni giorno. Com'è bella la volontà del Signore. La volontà di Dio è desiderabile
quando abbiamo conosciuto Cristo, quando conosciamo chi Dio è, la grandezza del nostro Dio, l'amore del nostro Dio, la misericordia del nostro Dio, cosa non possiamo fare per piacergli? Diventa il nostro desiderio. La nostra vita è per glorificare Dio. E perciò rileggo i versetti che ho letto al principio, alcuni dei versetti che ho letto al principio in conclusione. Efesini 5, versetti 15 a 21. Paolo dice con tutto il cuore e forse in lacrime, Paolo dice, guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando col vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Possa il Signore benedire questa sua meditazione a noi oggi e possono le parole dei passaggi biblici che abbiamo letto rimanere nei nostri cuori, così possiamo piacere a Dio. La cosa più bella del mondo è piacere a Dio. Che Dio ci benedica. Grazie, fratello Petrone. Grazie a te, però abbiamo una difficoltà. Tu hai parlato un po' di santo e santificazione. E in Italia abbiamo qualche difficoltà quando si parla di santi, si pensa a quelli che stanno così nelle chiese cattoliche. Ci vuoi spiegare un poco in pratica come dobbiamo diventare santi? Che cosa vuol dire essere santo? E un poco sommariamente, non troppo, ma almeno con parole semplici che questi nostri cari fratelli cattolici capiscano che santo non vogliamo dire nella Bibbia che dobbiamo passare subito la palla ai santi che stanno ma siamo noi. Spiegare, perché quando si dice santo, 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 la mente e delle persone che sono idolatri, che vanno subito a pensare che dobbiamo diventare come una statua e non ci dobbiamo muovere. Invece la parola del Signore che cosa vuole dire? Siate santi, ecco. Ok, se sono sicuro che tutti i nostri amici cattolici hanno la Bibbia e se loro possono leggere le lettere che vengono scritte dall'Apostolo Paolo ai Galati, ai Corinzi, agli Efesini, Paolo sta parlando ai credenti, coloro che hanno accettato Gesù come personale salvatore e l'Apostolo Paolo si indirizza loro ai santi di questa chiesa, ai santi di quell'altra chiesa. Perciò nella Bibbia la parola santo si applica a tutti quelli che credono e hanno accettato il sacrificio espiatorio di Cristo Gesù. Cioè siamo salvati. La salvezza non viene, come ho detto, per mezzo delle opere, ma la salvezza viene perché Cristo Gesù ha pagato il grande prezzo sulla croce per noi. E allora, quando accettiamo Gesù, diventiamo santi, perché Gesù toglie via tutti i nostri peccati. Diventiamo santi in stato, cioè potenzialmente il nostro spirito è cambiato. Ma poi la Bibbia ci insegna anche a poter vivere la santificazione che Dio ha messo in noi, la dobbiamo vivere ogni giorno. Perciò ogni persona che crede in Gesù, che
che ha accettato Cristo Gesù per fede, il sacrificio della croce, è un santo. Non dobbiamo aspettare 50 anni o aver dovuto fare dei miracoli, perché alla fine dei conti i miracoli li fa Dio, non li fa l'uomo. Noi siamo solamente degli strumenti che Dio se ne usa per compiere la sua opera in questa terra attraverso la potenza dello Spirito Santo, e questo può avvenire con qualsiasi. Perciò il santo, voglio ridire, è colui, colei che ha accettato Cristo Gesù per fede e ha ricevuto il perdono di tutti i peccati. Grazie, fratello Petrone. Il processo della santificazione che cosa è dentro di noi? Dal momento che oggi accetto Gesù e sono santo, il processo della santificazione che cosa è? Tradotto con parole che Ok, il possiamo processo della comprendere. santificazione, come ho già detto, una volta che siamo santificati nel nostro spirito in Cristo, poi ogni giorno dobbiamo applicare con l'aiuto dello Spirito Santo i precetti della parola di Dio. Dobbiamo mettere in pratica, perché la Bibbia ci dice che dobbiamo essere santi poiché Egli è santo. Ogni giorno dobbiamo camminare da veri seguaci di Cristo. Dobbiamo camminare da coloro che mettono in pratica la parola del Signore. Questa è santificazione. Naturalmente, ognuno di noi si trova a un livello diverso di santificazione, perché la santificazione avviene col tempo, non viene tutto di un colpo. Mettere in pratica la parola di Dio, il divino attraverso di noi ogni giorno. E lo Spirito Santo è come la nostra coscienza è come un campanello. Quando manchiamo, lo Spirito Santo ci convince, la nostra coscienza viene toccata, poi noi ci pentiamo del peccato e poi diciamo: Signore, aiutami, adesso comprendo, voglio fare meglio su questa cosa. E questa diventa la santificazione. Più mettiamo in pratica il volere di Dio, i precetti della Bibbia, più siamo santificati. Ma questo non ha niente a che fare con la salvezza che riceviamo tutta ad un colpo il momento che mettiamo fede in Cristo Gesù.